Rinviata al 6 maggio la sentenza conclusiva contro il tenente Barbara Balanzoni, rea di aver salvato la vita di una gatta in Kosovo aiutandola a partorire. Una proroga che servirà al giudice per analizzare al meglio le testimonianze e le prove a carico dell'imputato. Intanto nel pomeriggio il tenente Balanzoni si diceva fiduciosa prima di rientrare a deporre la sua testimonianza. Finora io che ero in Kosovo, non ho ancora capito niente, cioè ho sentito 6 persone e ancora non è chiaro cosa è successo, quando è successo e come è successo, quindi in questo istante mi sto chiedendo come possano i giudici arrivare a una conclusione, perché io che so come sono andate le cose non ho capito la ricostruzione dei fatti che è stata fatta. Verrò sentita io alle 2:15, è vero che l'imputato non ha l'obbligo di dire la verità, ma un ufficiale ha il dovere di dire la verità ed essendo io ufficiale sarà quello che farò. Quindi spero che alle 2:15 questa cozzaglia di dichiarazioni che è stata fatta finora venga messa insieme, dalle mie dichiarazioni si riesca a ricostruire esattamente cosa, quando e come è successo. Fuori il Tribunale Militare di Roma, in Viale delle Milizie, dove si è tenuto il processo, hanno manifestato i volontari dell'Associazione Animalisti Italiani Onlus, guidati dal presidente Walter Caporale, per mostrare la loro solidarietà al tenente Balanzoni. Come Animalisti Italiani noi riteniamo che sia forse folle, vergognoso processare una persona che forse andrebbe premiata con una medaglia, una persona che ha salvato una gatta che è incinta, che altrimenti sarebbe morta, c'era un feto morto nel suo corpo e che tra l'altro era stata già in polemica con i suoi comandanti in Kosovo per aver accudito e dato da mangiare ad alcuni cuccioli di cani randaggi che erano nati sia dentro che fuori la caserma. Allora noi vogliamo ricordare che le leggi italiane vigono non soltanto in Italia ma anche dentro dove lavorano le forze dell'ordine italiane in tutto il mondo. In Kosovo, in Afghanistan, in tutto il mondo ci sono le leggi italiane che parlano di rispetto degli animali, quindi le nostre leggi devono essere rispettate.